Questo ormai è un cliché che possiamo dire abbastanza consolidato, soprattutto nelle indagini in materia di usura, collegate ad indagini in materia di criminalità organizzata con connesso traffico di sostanze stupefacenti, reinvestimento di profitti illeciti. E quindi voglio dire che la figura della parte offesa che si trasforma poi in concorrente o agevolatore di ulteriori reati è una figura che in questa indagine compare anche più di una volta, cioè ci sono più soggetti che hanno affrontato questa particolare dinamica dei reati in questione. Inevitabile che chi è in difficoltà e cade nelle mani di un'organizzazione criminale non soltanto consegna se stesso, ma anche il suo patrimonio nelle grinfie delle organizzazioni criminali e dunque soggiace proprio per la forza di intimidazione del vincolo associativo da un lato, ma anche dall'altro attirato dagli eventuali vantaggi che si possono ricavare dalla vicinanza ad un'organizzazione criminale, passa per così dire dall'altra parte, dalla parte di quello che dovrebbe essere il suo nemico e diventa sodale. E dunque questa dinamica ci deve far riflettere perché, come è accaduto in un caso che è stato oggetto di indagine, può accadere che un complesso imprenditoriale, magari un tempo fiorente, cade nelle mani dell'organizzazione imprenditoriale, e inizia a produrre anche profitti apparentemente leciti che derivano pur sempre dalla trasformazione di un'impresa legale in un'impresa illegale o in mani illegali. L'imprenditore dovrebbe avere di fronte a sé proprio questa prospettiva che prima o poi si diventa schiavi dell'organizzazione criminale. Quindi è meglio reagire subito, rivolgersi subito alle forze dell'ordine, che offrono anche protezione, perché sono previsti dei piani di protezione per i testimoni di giustizia, non soltanto per i collaboratori della giustizia che operano nel crimine e che decidono di collaborare. Lo Stato fa qualcosa anche per le vittime. Oggi lo fa, diciamo, intensamente, anche con dei contributi di carattere economico. E quindi rivolgo l'ennesimo appello alle vittime di questi reati affinché abbiano fiducia nelle forze dell'ordine. Ecco, questo è uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto di intervenire, vorrei dire, quasi anticipatamente.